Condanna del G20 alla guerra in Ucraina. Kiev presenta 10 proposte di pace. La Russia rifiuta, irrealistiche. Faccia a faccia di un'ora tra Meloni e Biden. Macron e Xi, urge de-escalation. Necessità di transizione ambientale ma anche economica e costi aggiuntivi per le aziende europee per una carbon tax sui trasporti marittimi, secondo Drewry, potrebbero superare anche i 14 miliardi di dollari, incrementi da 69 a 208 euro per i container tra Estremo Oriente e Mediterraneo a causa degli ETS. Riesplode in Europa il problema della carenza di autisti, allarme dell'IRU, senza interventi incisivi nel 2026 ne mancheranno 2 milioni, nei primi 9 mesi dell'anno domanda aumentata del 40%. Risale il prezzo del gas oltre i 125 euro, Standard & Poor's ottimista, con il caro energia competitività a rischio, ma le imprese italiane resisteranno alla recessione. Covid, governo al lavoro sui nuovi protocolli, ipotesi quarantena più breve, stop al tampone finale.